Ciao a tutti e benvenuti nel mio nuovo video. Oggi vi porto a Vasto, una città in provincia di Chieti. Questo alle mie spalle è il golfo che porta dalla marina di Vasto fino a Termoli. Ora vi lascio a delle clip del centro storico, quindi buona visione. Cominciamo il nostro tour proprio dalla villa comunale di Vasto, un luogo del cuore di molti vastesi. Dal 24 novembre è stata anche rinnovata l'area giochi all'interno. È il polmone verde della città per alcuni, semplicemente un luogo del cuore e dell'infanzia per altri. Lo stagno, in origine molto più grande, è caratterizzato da una particolarissima torretta donata alla città nel 1932. Il viale delle rimembranze è così chiamato perché ogni albero rappresenta un caduto della Prima Guerra Mondiale. Uscendo dalla villa comunale ci troviamo davanti una parte del lungo belvedere di Vasto. Non ci sono dubbi, è uno dei più suggestivi di tutto l'Abruzzo, ma di questo ne parleremo in seguito. Ora ci spostiamo in centro, dove si trova la famosa piazza centrale di Vasto, dedicata al poeta Gabriele Rossetti. È il luogo più conosciuto della città, ma allo stesso tempo è anche quello meno noto dal punto di vista archeologico. Infatti, al di sotto di essa esisteva un anfiteatro romano, ancora più ampio dell'attuale piazza stessa. È possibile vedere ciò che resta dell'antica costruzione attraverso degli scavi a vista e guardando all'interno di alcune vetrine di negozi. Proseguendo per Piazza Barbacani ci ritroviamo davanti al Castello Caldoresco. Esso venne edificato su una struttura preesistente nella prima metà del XV secolo dal feudatario e signore di Vasto Giacomo Caldora. La sua posizione consente di dominare tutta la costa, offrendo un bellissimo panorama del lungomare. Proseguendo per Corso de Parma, vale la pena fare una visita alla Cattedrale di Santa Maria, dove vi è conservata la Santa Spina, che si dice venga dalla corona di spine di Gesù. Altra chiesa da visitare è la Concattedrale di San Giuseppe. Se notate, le dimensioni della chiesa appaiono non proporzionate con l'ambiente circostante, proprio perché è progettata per esistere a ridosso di una piazzetta e non di un lungo ed ampio corso come quello attuale. Poco più avanti troviamo il Palazzo d'Avalos. Qui è proprio il caso di fermarsi un po'. Entrate dentro e visitate il Museo Civico, il Museo del Costume e le varie mostre. Dai suoi splendidi giardini, inoltre, si presenterà ai vostri occhi un panorama che non ha eguali. È semplice accedervi, entrate nel grande portone e alla vostra destra ci sarà l'accesso per i giardini. Purtroppo erano ancora chiusi quando sono andata io. Ma ora passiamo alla parte più scenografica, il posto che quasi tutti associano alla città di Vasto. Ecco a voi il belvedere. Si nota subito la grandiosità del golfo. Andando oltre si amplia la vista sul mare e nei giorni terzi si vedono sia le isole Tremiti che la punta del Gargano. Ad un tratto ci si imbatte nella famosa scalinata Rossetti, un progetto tenuto da 60 studenti del liceo artistico vastese. Ancora più avanti si trova la casa natale del poeta e patriota Gabriele Rossetti, che affaccia direttamente sul golfo. Una vista niente male per il poeta vastese.
Proseguiamo fino a raggiungere la loggia Ambling. Viene chiamata così perché nel 1707 un militare, Guglielmo Ambling, si trasferì proprio a Vasto. In seguito viene nominato comandante delle truppe di Casa d'Avalos. Inoltre fu proprietario di numerose abitazioni poste lungo la famosa passeggiata che prese il suo nome. Verso la fine del Belvedere arriviamo fino alla facciata della chiesa di San Pietro. Il portale è quel che oggi resta dell'edificio abbattuto a causa della frana del 1956, l'evento catastrofico più grave da cui sia stato investito l'abitato di Vasto, una delle aree più suggestive e antiche della città, ricca di edifici pubblici e privati, di inestimabile valore storico e architettonico, fu completamente inghiottita dalla voragine. Spero che questo tour del centro storico di Vasto vi sia piaciuto. Se è così, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace e fatemi sapere nei commenti se siete mai stati a Vasto o se vi è stato utile il video per una visita futura. Dopo la passeggiata mi sono riscaldata con un bel tè caldo. Faceva freddissimo là fuori. Al prossimo video, ciao!